Ciao tesoro. Ciao amore. Siamo la Debordello Rock and Roll Band, Mr. Bizarre, Mr. Dre e Mr. Spritz. Siamo andati per casa a Capodanno, in realtà tu Francesco non c'era. Francesco sarebbe Mr. Spritz. Io sarei al basso. Dove fa Capodanno a Salerno? Può essere, infatti. Andò a fare il Capodanno da fighetto sicuramente. E discoteca e cose del genere. Noi invece ci troviamo fra amici. Gemma qui, Gemma lì, alla fine quando ti trovi con altri musicisti, cosa fai? O fai il blues, che a noi ci rompe i coglioni in una maniera incredibile, oppure fai la variante più veloce del blues, il rock and roll. Abbiamo qui Elvis. E quindi iniziamo a suonare questo rock and roll, improvvisando un po', vedemmo che la gente ballava, diciamo. Hanno fatto sordo. Sì, perché alla fine siamo nati appunto per solo per un tornaconto economico. Sì, è nata per un tornaconto economico, poi si è rivelata molto più intensa come cosa. Quando abbiamo capito che potevamo bere. E niente, ora stiamo lavorando a un po' di inediti. Ieri, tra l'altro, caso vuole che abbiamo registrato il nostro primo pezzo. La data, che giorno è oggi? Non lo sappiamo. Oggi è venerdì 17. Oggi è venerdì 15. Giovedì 3. Numeri! Giovedì 16 abbiamo registrato il nostro primo inedito. Come Fred. Dedicato a Fred Buscaglione. E niente... Fred Flintstone. Quindi presto ci vedrete nei peggiori bar di Caracas. Nei peggiori bar degli usati. Perché alla fine ci manderanno tutti a cagare. Non potremo riuscire a trovare. Noi dove veniamo dagli usati, quella è l'indiscosa. Quindi siamo tutti di Camerota. Però ci ritroveremo nei peggiori bar degli usati, perché a Francesco lo manderanno proprio via dal discoso. Esiliato, sì. Quindi vivrà il resto della sua vita in esilio agli usati. Francesco, vuoi aggiungere qualche cosa? Mica può. No, niente, abbiamo, come avete già detto, abbiamo registrato questo pezzo. Ci siamo divertiti, tra l'altro, a registrarlo tutti e tre. Dedicato a Fred. Per questo concorso. Sì, in effetti poi penso. No? Sì, sì, sì. Per questo concorso a Torino, una città che mi piace e che amo particolarmente. Soprattutto per il Barbera. Infatti noi andiamo lì non per vincere il concorso, ma per schiattarci la capo. Come dice la canzone. Come dice la canzone. Che vi faremo ascoltare dopo. Forse. Forse. Se non ci crediamo. Ciao. Cius. Ciao.